Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti a Napoli. Siamo qui sedute in una appunto via del centro, subito diciamo vicino all'hotel. La prima cosa che stiamo per fare è prendere un bellissimo caffè. Dopodiché vi faremo vedere alcuni punti di interesse, delle cose che dovete assolutamente vedere nel caso in cui venite a Napoli. Allora, siamo appena arrivate al castello dei Duchi di Bretagna, molto molto particolare. Questa è la statua di Anna di Bretagna. Come potete vedere è uno dei più grandi castelli della Loira del XV secolo. È stato anche ristrutturato. Molto molto bello, proviamo a entrare. Mi piace sempre tantissimo entrare nei castelli. Questo castello qua in realtà l'avevo visitato l'anno scorso. Questo è il castello al suo interno, come vedete è veramente grande grande grande. Ci sono sempre delle mostre ed è sempre molto interessante fare una piccola visita al castello. Non è una visita che dura molto, ma ve la consiglio se avete magari la mattina libera e volete comunque vedere qualcosa di estremamente originale e particolare nel suo genere. Facendo pochissima strada dal castello ci siamo imbattuti in questa meravigliosa cattedrale di San Pietro e Paolo.
siamo a Lunik e Lu, fabbrica della Lu, della casa che produce biscotti, e questa era l'antica fabbrica, le Lunik, che è diventato un centro culturale nel tempo. Ci sono un sacco di laboratori, mostre, workshop, addirittura spazi di co-working. E adesso andiamo dentro. Ok, quindi adesso andiamo a lavorare. Ma si paga secondo te? Boh, se si paga, vediamo. Vediamo. Qua ci sono anche delle fantastiche sdraio. Uno si può, tipo... Vieni. Il luogo di vita e di creazione. Il 1° gennaio del 2000 il luogo unico è stato inaugurato, è diventato un luogo di vita e di utopia, dove la convivialità è... contorno alle forme della creazione più contemporanea, uno spazio di esplorazione artistica, che è uno spazio culturale che mescola i generi, le culture e il pubblico. È diretto da Patrick Giget dal gennaio 2011, è internazionalmente riconosciuto per il suo spirito di curiosità nei differenti domini, arti plastiche, teatro, danza, circo, musica, filosofia, architettura. Ci sono anche, a parte questo, un bar, un ristorante, una libreria e un hammam. Ok. Frequentato ogni anno da 600.000 persone. Entriamo? Vai. Ed è meraviglioso, secondo me.